Mercury Comics. Ciao a tutti, eccoci qua che abbiamo invaso un'altra trasmissione perché abbiamo un signor ospite. Ebbene sì, abbiamo cercato fin dall'anno scorso di avere con noi Gregory Panaccione. Ciao. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Allora, perché abbiamo cercato l'anno scorso di catturare l'ospite? Perché l'anno scorso Renoir ha portato questo volume qua, che è Un oceano d'amore, che a noi era piaciuto tantissimo come volume, per tanti motivi, perché era disegnato in un modo estremamente comunicativo e perché era muto. Sì, è comodo. Comodo ma difficile, perché riuscire a passare solo con la grafica tutte le emozioni che il protagonista vive è difficile. Sì, dipende per chi. A me piace di più. Di più? Per me è più facile farlo senza dialoghi che farlo, con i dialoghi. Sì, sì, hai due vantaggi. Uno, che non hai i balloon che coprono parte delle tue illustrazioni. E due, se devi tradurlo in un'altra lingua è più facile. Perfetto, è automatico. Infatti è stato tradotto in più lingue. Già. Immagino un editore quando incomincia ad aprire il volume non ci può credere. Subito, lo sappiamo subito. Sì, è comodo. Beh, il volume ti ha dato tante soddisfazioni perché ha vinto diverse cose. Sì, ha vinto il premio FNAC in 2015, mi sembra. Un altro premio in Bretagna, che non mi ricordo il nome. Certo, ma un altro premio dei Libri francese, non mi ricordo neanche quel nome. E poi ha avuto una premiazione alle Award Eisner di quest'anno. Di quest'anno, tre, però non abbiamo vinto niente. Però è un volume che sicuramente è piaciuto moltissimo, a noi infatti in redazione è piaciuto veramente molto. La cosa particolare è che io dopo un po' di tempo che ero in Francia, perché sono stato in Francia in questo ultimo periodo, giro sempre per fumetterie in Francia perché hanno un mercato più florido dell'Italia sui fumetti. Sì. E ho visto un tratto che mi ha ricordato Un oceano d'amore, ho guardato meglio e ho visto in effetti che l'autore era lo stesso. Quindi mi sono subito preso il volume che potete vedere qua in versione francese e che vedete a fianco in versione italiana. Ah sì. Eccoli qua. Un'estate senza mamma e un été sans maman. Bello però. E quindi noi l'avevamo già letto in francese, adesso ce lo siamo riletti in italiano. Ok. Sì, perché in realtà il sottoscritto col francese non ha un ottimo rapporto, quindi Gregory ci aveva abituato a un fumetto muto, questo è quasi del tutto muto, sì, tranne qualche pagina dove c'è un minimo dialogo. Poi c'è anche delle parti in italiano. Sì, poi ci sono delle parti in italiano, perché la cosa particolare di Un'età senza mamma, o di Un'età senza mamma, è che si ambienta in Italia. Sì. Nella fattispecie ad Albenga. Albenga, esattamente. Ed è ispirato a una storia vera. Sì. Sì. E non è ispirata, diciamo, l'ho collegato con una storia vera, sì, che... Infatti è una storia che si scoprirà pian piano nel romanzo, che ha un risvolto abbastanza tragico, cioè decisamente tragico, sulla realtà, e che qui ovviamente viene romanzata in un mondo che permette alla piccola Lucy di entrare in contatto con questo dramma che è accaduto in un modo molto fantastico. Sì, esattamente, onirico direi. Onirico. Sì, esattamente. È un posto dove vado in vacanza quasi tutte le estate, diciamo almeno 15 giorni ci vado, perché i genitori di mia moglie hanno questo appartamento lì. Però sapendo che il papà di mia moglie è uno dei superstiti, quindi ho sentito molto tempo questa storia che, cioè, magari non diciamo qual è, l'ho sentito, volevo fare una storia che si svolgeva all'Albenga, in quella casa che si vede dove va Lucy. E poi piano piano sono arrivata a mettere dentro anche tutto quanto, anche la storia di... Ecco, la cosa che a me ha colpito molto di questo volume, che mi è molto piaciuta, è che l'elemento fantastico che poi ha dei risvolti anche
pesantemente onirici su tutta la seconda parte del volume, entra a piccoli passi. Sì. Cioè Lucy incomincia lentamente a avvicinarsi a qualcosa di strano, sì. Ma in realtà il primo giorno lei sogna già qualcosa che la collegherà poi al futuro. Sì. Esattamente. Poi tu dici a piccoli passi, effettivamente si vedono questi passi passettini piccoli, piccoli, piccoli che di questa creatura che all'inizio non si capisce cos'è. E effettivamente volevo che nella storia si entrasse in una situazione di vita realistica, diciamo, una bambina che va in vacanza in un posto che non conosce, con certo. Gente che non conosce, e piano piano entra in un mondo un po' più onirico e incontra queste creature. Volevo che fosse un po' più progressivo. In effetti la progressione si sente tutta. Sì. La parte che ci ha colpito anche è che l'uomo che accoglie Lucy, sì, per noi italiani è Gérard Depardieu. Tutto te l'avevo detto, guarda, ha fatto un italiano che è uguale a Depardieu. Sì, sì. Non so se avete visto i miei altri libri, ma di cui uno che si chiama Match, che è una partita di tennis, sì. E c'è anche lo stesso personaggio. Sì. Poi anche il primo libro che ho fatto, che si chiama Toby, mio amico, sì. C'è anche lui. Sempre, ti accompagna, sì, questo mi accompagna, personaggio. Mi piace. Però non è Gérard Depardieu. Però è un po' questa immagine che noi tendiamo a dare al francese, sì, invece in questo caso è un francese che ha dato l'immagine dell'italiano. È vero. E quindi comunque, giusto per farvi capire di come comincia il volume, la piccola Lucy viene accompagnata dalla mamma a casa di queste due persone che hanno qualche relazione con la mamma, l'amica o la sorella, adesso non è ben chiaro. Sì, non si capisce. Ma infatti. E lei comincia a vivere lì e piano piano conosce un suo coetaneo che si chiama Riccardo. Sì. E con lui entrano in questa dimensione che è appunto fantastica. Ma un fantastico che mi è piaciuto moltissimo perché... A me piace molto Miyazaki. Esattamente. Infatti mi sono molto ispirato a livello, diciamo, la sensazione che ho avuto vedendo il film Totoro. Sì. Più o meno uguale, perché inizia abbastanza realistico la vita, sì. E poi piano piano si entra in un mondo. Quello mi piaceva. Infatti è proprio una sensazione che è chiarissima. Le ambientazioni da metà del volume in avanti, quando il mondo fantastico esplode in tutta la sua potenza, si ha proprio questo immaginario molto miyazakesco e anche, se volete, un po' la Tim Burton, perché ci sono alcuni elementi grotteschi che sono molto molto forti all'interno della storia. Voi nella copertina vedete un pesce che ha delle braccia e un piede, ma in realtà non avete idea di che cosa accade poi dopo. È un elemento fondamentale del volume, il pesce. Sì. Come ti è venuta in mente questa storia? A parte, cioè, come è stata accolta più che altro anche da tuo suocero, che ha poi visto... Ma discretamente, cioè, nel senso la guarda, perché non è un lettore. Non è un lettore di fumetti. A parte Tex che legge... Ah, che legge rigorosamente. Basta, le altre cose non... Cioè, quindi l'ha guardato e ha detto, ah, bello, mi fa piacere. Poi non l'ha neanche sfogliato più di tanto. Ma dai. Tutto questo lavoro per niente. Ma no, poi ho saputo che ha anche avuto le lacrime agli occhi. Ah, beh, quindi vuol dire quindi, quindi vuol dire non l'ha subito letto, che davanti ma poi a te ha mantenuto un po' in ritardo. Sì, sei un po' in ritardo, però va bene, il risultato. E in Francia come è stato accolto? Ma gente, diciamo, qualche libreria l'hanno proprio apprezzato tanto, l'hanno pubblicizzato, altri anche persone che mi hanno scritto e tutto. No, no, colpisce delle persone, altro non le colpisce proprio, sì, o l'uno o l'altro. Sì. Invece Océan d'Amour colpiva di più in generale, era un po' più universale. Questo però, io che ho letto tutti e due, posso dirti che Un Oceano d'Amore mi è piaciuto molto, ma questo... L'ho trovato molto più forte di Un Oceano d'Amore come approccio del personaggio, che è in parte accompagnato, in parte costretto a vivere questa visione e questa realtà che non conosce. Ma diciamo che è uno schema meno classico. Sì. Quello di Océan d'Amour non è la mia, la sceneggiatura, e il sceneggiatore è molto bravo, ma fa delle cose bella costruite.
E io invece sono andato un po' più a istinto, più a braccio. Sì. E infatti l'ho rifatto anche una volta, cioè, avevo fatto una prima versione che avevo mandato all'editor, che non mi accorgeva che non piaceva molto a nessuno. E quindi l'ho rifatto completamente. Tutto, ho ottenuto 20% di quello che avevo fatto, però mi era servito a, cioè, non avevo fatto il definitivo, avevo fatto tutto lo storyboard, tutto lo schizzo, e mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava, anche a me non convinceva, e quella prima parte che ho fatto mi è servito per capire meglio cosa volevo fare veramente, e dopo l'ho fatto. Allora, innanzitutto, visto che abbiamo una camera a mano, cominciamo a far vedere qualcosa del volume. Io poso un attimo il microfono. Sì, qua è proprio importante guardare le illustrazioni per capire quanto, comunque sia, pur non essendoci del testo, si capisce molto bene quello che sta succedendo dalle espressioni perfette dei personaggi e anche dei comprimari, cioè lo stesso cagnolino è espressivissimo. Poi hanno anche dei momenti un po' strani che invecchiano o ringiovaniscono. Sì, e anche lì sì. Infatti, perché a un certo punto notiamo che la prima esperienza la vive Lucy, che si sveglia e si sveglia grande. Sì, 18 anni più o meno. 18 anni, infatti. Poi a un certo punto, oltre che essere grande, Lucy avrà anche dei comportamenti quasi materni con il personaggio che interagisce con lei, perché effettivamente incomincia a capire che c'è qualcosa che è stato molto doloroso. Sì. La sensazione che ho avuto è che, a secondo di come si sente Lucy, si vede anche, quindi quando ha un atteggiamento ecco, adesso sono diventata adulta, tac, e diventa adulta. C'è una scena in cui parte da bambina e arriva ad essere adulta in nel giro di poche tavole. Sì. Ma direi che è un po' quello che succede a noi, a tutti noi, a dei momenti ci sentiamo adulti, a dei momenti ci sentiamo bambini, a dei momenti ci sentiamo padre o madre. È molto complesso alla fine un essere umano, era il mio modo di raccontare. E infatti quello che è bello, poi vabbè, scoprirete al fondo del volume cosa accade, però quello che è bello è proprio vedere questo personaggio, che è questa bambina, che si prova in tanti ruoli, perché prima è bambina, poi adulta, poi sarà ancora più adulta, poi ritorna bambina, e tutto quello che c'è intorno a lei, anche il cane stesso, muta a seconda dell'esigenza. Infatti nelle prime pagine succede al cane di ringiovanire. Infatti. So che qualche persona non l'hanno visto perché va veloce. E cioè infatti una cosa che noi vi preghiamo è scritta nella prima pagina del volume: seguite attentamente le note dell'autore, andate piano, perché è fondamentale. Magari la gente a chi piace lo rilegge più volte, anche perché poi si vedono delle cose che non avevo visto. Perché ho tantissimi livelli di lettura, ma soprattutto occorre andare con calma, perché molte tavole hanno tantissimi dettagli e bisogna guardare i dettagli. Sì, che alcune sono importanti, vero? Infatti. Bene, noi siamo in chiusura, ringraziamo Gregory che è venuto con noi, un saluto dall'angoliere. Grazie da Giobin. Grazie a voi. Ciao a tutti e grazie a Renoir. Ciao.